con Alessandro Bernabini di Enrico Terenzi, oggi al Bagnolino Marina di Grosseto, una giornata importante, trofeo Monte dei Paschi di Siena di beach tennis. Alessandro, qualcosa in più su questa manifestazione? La manifestazione è andata molto bene, avevamo oggi 24 coppie, un torneo misto, quindi con estrazione delle coppie a girone che hanno giocato tutti i gironi e poi dopo le due coppie per ogni girone che sono passate, le due meglio, hanno affrontato il tabellone, il Mendrò, con un'estrazione continua di coppie fino alla finale. La finale al momento ora deve essere ancora giocata, aspettiamo di vedere poi l'esito. Una buona partecipazione, ringraziamo anche lo sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena che si è resa partecipe di questo evento e che anche domani replicherà con noi per un torneo doppio maschile, sempre qui al Bagnolino. Perché oggi per l'associazione è una giornata importante, anche perché, come possiamo vedere, c'è stato un acquisto importante per l'associazione Beach Tennis Maremma, un defibrillatore. Sì, l'associazione ha deciso di ricomprare, come previsto dalla legge, il defibrillatore, che come si sa è uno strumento che può salvare la vita non soltanto a giocatori, ma comunque, visto che siamo sulla spiaggia, può salvare la vita a chiunque in questo senso. E niente, ringraziamo chi ci ha permesso di fare questo acquisto, principalmente la Geacom, che è uno dei nostri sponsor principali, e il Monte dei Paschi di Siena, che è quello che ha contribuito in maniera significativa non soltanto alla giornata di oggi, ma anche all'acquisto dello strumento. Alessandro, per concludere, la lunga stagione del beach tennis, l'associazione Beach Tennis Maremma in collaborazione con la WISP va avanti. Quali altri appuntamenti nel mese di agosto? Allora, nel mese di agosto dobbiamo fare ancora due fine settimana di tornei, quindi aperti per i bimbi. Faremo un under 11 e un under 14, un altro torneo doppio maschile, un altro torneo doppio misto, giallo sempre, e cercheremo di terminare il mese di agosto facendo divertire, se riusciamo sempre, i nostri associati, che come sempre ringraziamo perché ci danno modo di far giocare tutti e divertirci tutti assieme.